Tanta gente però di Luisa nei giorni, nella settimana. Per la prima volta dopo 2 anni di pandemia, per le celebrazioni dei defunti si torna al cimitero senza distanziamenti e limitazioni. Si scontano però anche in questo settore i rincari di energie e trasporti. La crisi si sente, la gente c'è, un po' di movimento effettivamente è ripreso. Ecco. Quest'anno c'è troppo caldo e quindi anturio, comunque sia il crisantemo un pochino meno, ma è sempre ben richiesto. O le piante, i ciclamini o i crisantemini, e se no fiori recisi, prevalentemente ping pong o dendrovi, c'è roba che diciamo è su prezzi intorno ai 5 euro, non di più, è difficile. Ecco perché i rincari si sentono anche in questo settore? No, sono sentiti anche noi, nella nuova Baia si compra noi. Purtroppo, come tutte le cose, anche noi qualcosina si è dovuto aumentare, che in proporzione non è l'aumento che abbiamo avuto. Lasciamo perdere, per piacere. Lasciamo perdere, è una cosa inaudita, non tanto quanto il fiore per la produzione, quanto per i trasporti, per l'energia, per tutte queste cose qui. Noi si fa salti ribaltati e spesso, siccome se si paga 6 euro il chilo il pane va bene, perché tanto quello si mangia, ma un fiore se costa un po' di più siamo dei ladri, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Ma questo mi rendo conto che è un problema di tutti, speriamo a fine mese di raccattare qualcosa.